Buon giovedì e benvenuti a Bistrò 2.0 e soprattutto iniziamo con gli auguri di San Valentino, perché oggi ovviamente è il 14 febbraio, la festa degli innamorati, perciò puntata speciale. A partire insomma intanto dal vestito, che è sempre una creazione di Simone Raciopo, perciò insomma felicissima di poterla indossare. Felice io che tu lo indossa. E con noi i nostri ospiti, l'abbiamo visto, Simone Raciopo, il nostro stilista, Marianna Maccarone, quindi make-up artist, che ha preparato per la puntata una novità tra le sue novità. E poi la nostra amata blogger Jessica Peacock. Buon pomeriggio a tutti. Jessica Peacock oggi ha portato una sorpresa della Peacock's Mom, la mamma, una creazione della mamma. Facciamo vedere che ci ha portato in studio. Dureranno il tempo della puntata, poi non ci sarà più niente. E questa è una splendida espressione del cake design. Biscotti, descrivili tu, Jessica. Sì, sono dei biscotti di pasta frolla ricoperti di pasta di zucchero e c'è anche un piccolo cupcake sempre decorato a tema San Valentino, anche lui di pasta di zucchero. E diciamo che questa è una delle proposte per un San Valentino innovativo e creativo. Abbiamo anche scoperto che la mamma di Jessica ci ha messo niente a farli, giusto? Una puntata di Sanremo. Una puntata di Sanremo ci è voluta e basta. Allora, abbiamo detto insomma che oggi è la puntata di San Valentino, perciò apriamo romanticamente con una selezione di idee simboliche di San Valentino preparate da Jessica, giusto? Sì. Allora, vediamo la prima. Allora, per questo San Valentino ho voluto proporre appunto delle idee che fossero sì convenzionali, perché comunque riguardano il tema di San Valentino, però non sempre le solite cose, quindi fiori, la cena, i cioccolatini. Penso che lavorandoci un po', insomma, si possano avere delle idee abbastanza geniali. Io devo dire che le ho già viste, ma ho un dubbio. Cioè, ti devo fare una domanda. La numero 8 che vuol dire? Adesso già te lo dico, perché così dopo ti ricordi. Io ci ho messo tanta fantasia, ma non ho capito il simbolo, il significato della numero 8. Comunque, parlando, noi abbiamo detto le scene e i fiori, poi qualcuno le apprezza uguale. Sì, sicuramente. Okay. Quelli sono i classici che non muoiono mai. Però se anche soprattutto in tempi di crisi, se ragazzi e ragazze volessero organizzare qualcosa di originale pur rimanendo in tema, diciamo che queste sono delle idee in più, degli spunti in più e soprattutto chic, fashion. A proposito, prima di far vedere le foto, noi non dovevamo dare una ricetta? Sì, ma è all'interno delle ah, sì? foto. Sì, sì. Ah, veramente? Sì, la ricetta dei biscottini, perché non solo ve l'ho portati in studio, ma se li volete proprio preparare oggi pomeriggio, insomma, perché no? Io adesso devo chiedere aiuto alla regia. Fatemi capire, vi prego. Ce l'abbiamo la foto? Andate, grazie, andate. Ho finito le idee. Allora, innanzitutto ho voluto cominciare con questa frase: l'amore è l'unica cosa sulla terra che non passa mai di moda. Perciò celebriamola, voglio dire. Un applauso per Peacock. Grazie. Grazie. Iniziamo con i classici fiori. Fiori sì, ma quali fiori? Io preferisco le rose rosa al posto delle classiche rosse. Penso che siano molto chic, molto eleganti, soprattutto per le giovanissime. Le rose, come anche le peonie, che vedremo nella prossima foto, che sono tra l'altro uno dei punti fondamentali anche del wedding, perché quest'anno vedo un sacco di bouquet fatti di peonie e di rose. Peonie che rimangono sempre sul fucsia, sul rosa, sul bianco, insomma tutti colori molto tenui. Piace? Sì. Beh, ovviamente abbiamo detto fucsia, subito un sì. Il mio pubblico sì, promosso. Queste sono le peonie, anche incartate in una maniera ecco originale, magari nella carta di giornale o in qualsiasi altro modo, insomma, non convenzionale, perché comunque il fiore di per sé è un simbolo molto romantico. Scusi, Peacock, non ha appena detto per non andare dietro la routine dei fiori, dei cioccolatini e delle cene, questi sì, che sono? Ma infatti stiamo iniziando, partiamo dal classico per arrivare agli spunti. Questa è una scena di un cartone animato Disney che a me piace molto, Rapunzel, che può essere un'ottima alternativa al classico film, al classico cinema, perché non buttarsi sul romanticismo vecchio stile della Disney. Un altro applauso per Peacock. anche per i capelli di Rapunzel. Ah sì? Anche per i capelli. E questa è un'idea per le donne, per fare un regalo al proprio lui, compiacendo anche se stessi il proprio corpo.
corpo, perché non regalarsi un indumento intimo, boudoir, anche di ispirazione un po' gotico barra Simone Racioppo style. Promosso, vero? Sì, sì, promosso. E poi c'è tutto il contesto ovviamente da arricchire, perché sì, va bene una cena fuori, un aperitivo a casa, una cenetta a casa, però l'importante è che il dettaglio sia curato nel minimo particolare. In questo caso abbiamo dei cocktail rosa, in questo caso ne abbiamo quattro, ma perché, cioè, nel senso, perché non fare il bis se siete in due, e decorati appunto con delle cannuccine, degli stecchini a tema Valentino, quindi con dei cuoricini. E questa è sempre un'altra idea per le donne verso gli uomini: perché non regalare un bel palloncino? Se venite oggi da Nail City è pieno. Io ne ho le prove. Pieno di palloncini. È un'idea. A forma di cuore rossi, specifichiamo, no? Palloncini qualsiasi. Bella. Romantica, assolutamente low cost e anche abbastanza tenera, insomma. Tra l'altro poi abbiamo avuto qui Lino Renzetti, che di Balloon Art se ne intende un bel po', e abbiamo fatto vedere quanta scelta c'è per tutto quello che riguarda gli eventi, le occasioni, con i palloncini che sono low cost ma di grande effetto, no? Poi durano per un sacco. Questa non di l'ho tempo. Capita. Ecco, questo è un pensiero che io rivolgo esplicitamente agli uomini, cioè fiori, cene. Ma perché quanto? Non una Chanel fucsia? Perché non una bella borsa? Da mettere adesso in testa. L'ho capita. Da mettere in testa, però. Sì, questo per esempio è di Marc Jacobs e il modello è effettivamente lui, lo stilista. Io l'apprezzerei tantissimo, sì, quindi uomini. Poi, vero? Parlando insomma di chi non può, i giovanissimi, brava uomini, regalate borse perché ci fanno piacere, come anche per esempio dei viaggi. Abbiamo parlato della crisi economica, dei ragazzi che non hanno per fare, e poi abbiamo concluso con Chanel e viaggio a Parigi. Sì, però il viaggio a Parigi, ragazzi, insomma, io parlo da Pescara, ci sono un sacco di offerte e di voli low cost, quindi perché no? Perché no? E concludere. E poi ci sono tutte le idee che ciascuno di noi può realizzare a mano. Per esempio, cucire dei cuoricini su un cuscino, oppure far stampare delle frasi d'amore o delle stampe particolari su un cuscino, può essere un'ottima idea per confezionare un regalo personalizzato che non costi molto e che insomma rimanga nel cuore di chi lo riceve, perché poi una cosa fatta a mano personalmente è sempre più gradita. E in quest'ottica rientrano anche i biscottini che ha preparato mia madre, cioè perché non preparare cuore, no? Un dolcetto per il proprio fidanzato? Perché non prepararli? Perché potrebbe esplodere la cucina in molti casi, non è una cosa scontata saperli fare. Infatti di questi biscotti poi abbiamo anche la slide con la ricetta. Che se la io non me la ricordo la slide con la ricetta, devo dire la verità, perciò penso che se non me la ricordo io non ce l'ha neanche la regia. Ah, ok, allora però, prendete carta e penna perché ve la dico. Però posso dire in mia difesa che la pubblichiamo sulla pagina di Bistro di Facebook, perché non mi ricordo per niente questa slide, perciò forse non ci ho fatto caso. Ah, però la pubblichiamo e poi dopo facciamo anche vedere Peacock che li prepara. Io sì. Controllerò che lei sia capace a farli. Con molto piacere. Do la ricetta? Te la ricordi a memoria? Fantastica, sì, vai. Sì, è normale. Allora, 300 g di farina, 200 g di burro, 100 g di zucchero, un limone, il succo di un limone spremuto, un cucchiaino di lievito e basta. Possiamo mandare un bacio grande alla mamma di Peacock? Come si chiama? Ivana. Un bacio ad Ivana, grazie, perché comunque c'ha tutte queste attenzioni. Poi a Natale ci ha portato uno splendido presepe. È sempre in pastafrolla? Marzapane. Marzapane, insomma, ci vizia tantissimo. Noi la ringraziamo perché è bellissimo quello che fai, anche molto buono, perciò insomma continui così, grazie. A questo punto adesso andiamo al sodo, perché nella pagina Facebook avevo anticipato insomma che avremmo fatto un bel viaggio nella moda. Viaggio della moda che questa settimana ha fatto tappa alla scuola Moda Burgo, scuola che ha frequentato il nostro Simone, insomma. E da lì si capiscono tante cose. Perciò siamo andati a visitarla per vedere dove aveva studiato Simone, come fosse strutturata, che tipo di lezioni, che tipo di indirizzi ci sono. Perché poi ovviamente la moda, molti non sanno, ha tantissime specializzazioni. Ci sono gli accessori, c'è la moda bimbo, la moda per l'intimo, donna, bambino, uomo. Il wedding, quello che ha fatto Simone, quindi il ramo per la sposa. Ci sono tantissime declinazioni per quanto riguarda la moda, perciò è bene sapere che ci sono degli istituti come la Scuola Burgo, che è la più celebrata a livello nazionale, ovviamente a partire da Milano fino ad arrivare a quella di Pescara,
dove dà grandi opportunità ai ragazzi. Poi abbiamo visto che Simone, insomma, si è fatto strada da solo, perché è arrivato dove non si poteva neanche immaginare quando uno inizia a studiare. Però c'è da dire che intanto io ho fatto un giro alla scuola e devo dire che non è mai casuale chi arriva alla scuola, perché di talento ce n'è. Non è mai casuale chi va lì. Noi abbiamo visto dei disegni bellissimi dei ragazzi giovanissimi. Abbiamo conosciuto i responsabili della scuola Burgo, che insomma sono stati molto ospitali, ci hanno spiegato il loro amore per la moda e poi soprattutto l'amore per l'insegnamento, perché si vede che amano quello che insegnano, e ci hanno spiegato anche quali successi ha macinato la scuola moda Burgo Pescara. Perciò vediamoci il primo video. Scuola di Moda Burgo di Pescara è una risposta del nostro territorio ad un istituto di moda molto affermato, l'Istituto di Moda Burgo, appunto, con sede a Milano, e la nostra è una succursale molto molto accreditata. Sono qui in rappresentanza dei nostri allievi o anche di tutte le persone che sono interessate o comunque sperano di entrare a far parte di questo splendido mondo che è il mondo della moda. Il mondo della moda appunto è variegato, è complesso, e si parte appunto da un'idea che può essere fantasiosa, geniale, realizzata mediante un figurino di presentazione, un figurino che manifesta un abito effettivamente come sarà e come sarà poi soprattutto indossato, nei materiali, negli accessori, nei modelli. Partono da delle idee concrete, noi cerchiamo di sensibilizzarli ai mood, a quelle che sono le tendenze che vengono appunto date dalle fiere del settore, quindi insieme visitiamo la fiera a Milano, Milano Unica, o anche a Pitti, a Firenze. E questi mood vengono poi rappresentati e prendono sostanza nei tableau e nelle collezioni. Uno stilista è anche colui che sa soprattutto realizzare i suoi modelli, li sa ideare, li sa tradurre a livello di modello, sia esso un modello industriale, un modello sartoriale, ed è anche colui capace di tradurre quella idea sotto forma anche di una scheda tecnica, di modo che appunto potrà anche lavorare nelle aziende del settore. Di orgoglio e di riconferma comunque di un impegno e di un lavoro serio sono i nostri allievi che hanno partecipato ai concorsi di settore di un certo profilo, tra l'altro professionale, come per esempio Moda all'ombra del Vesuvio. Il nostro istituto ha partecipato a questo evento per 4 anni consecutivi, questo sarà il 5º anno. Da sempre, da subito, abbiamo avuto degli ottimi risultati. Un nostro allievo è ancora infatti presente e lavora proprio attivamente, per esempio presso l'atelier di Valentino. 2 anni fa una nostra allieva
oramai stilista affermata, vinse il primo premio e quindi fece uno stage presso la Curiel. Oppure anche l'anno scorso la finalista è stata sempre appunto la nostra allieva e ha potuto così fare uno stage presso anche Gattinoni. Tutti i nomi comunque che ci danno una conferma di un lavoro fatto seriamente in maniera molto professionale e soprattutto questa è una conferma poi effettiva di un risvolto concreto che la nostra scuola dà a degli allievi o comunque a delle persone interessate per il settore moda. E un saluto lo facciamo ad Annalisa Navelli che insomma l'abbiamo conosciuta in questa intervista e ci ha raccontato qual è la strada che si fa attraverso la scuola di Moda Burgo. Io devo dire che sono rimasta assolutamente affascinata dall'aria che si respira, dalla creatività. Tra l'altro mi hanno fatto vedere che lì c'erano già i mood e le tendenze per il 2013-2014 e loro già stavano lavorando a quelli. Le foto che avete visto fanno parte della sfilata che si tiene a fine corso a Milano, proprio presso la scuola Burgo, che è la filiale che insomma ha dato il via a tutte le scuole Burgo, sì, giusto? Sì, è la sede centrale. Perciò tu insomma proprio lì hai studiato, devo dire che noi non immaginavamo che ci fossero così tante cose da studiare, perché... Sì. Tu hai fatto il corso più lungo, quello da stilista? Sì, stilista e anche modellista, ho qualche accenno, perché comunque bisogna sapere anche come va realizzato l'abito, come diceva anche lei Annalisa. Perciò diciamo tutte le materie che si studiano, sì, quelle sì, che ti ricordi? Ne sono tantissime, la merceologia, tante altre adesso non me le ricordo. Tu hai studiato pure... Io nel 98, quindi... Lei mi spiegava che quei disegni bellissimi vengono fatti con diverse tecniche, il pantone, i pastelli, sì, la china, sì, l'acquarella, gli acquerelli, sì, tempera. Ce ne sono tanti, tante tecniche, perché anche per dare l'effetto del raso, l'effetto della piuma, l'effetto del tulle, quindi comunque si usano tecniche comunque... diverse, però io credo che poi tutto questo venga comunque superato perché poi devi comunque fare tanta pratica e viverle queste cose, quindi tu... comunque le basi della scuola servono, è no, ovvio. Perché tra l'altro insomma il modellista impara a cucire, a tagliare, sì, a fare proprio il cartamodello, che è comunque importantissimo perché altrimenti non si può disegnare un abito che poi non si mi può spieghi realizzare. Una cosa, io ho visto lì c'è un programma in AutoCAD che è proprio per il cartamodello, no? Ah, sì. Notavo che loro avevano la calcolatrice e la riga, ci sono delle proporzioni per le taglie, giusto? Sì, che ai tempi miei però non c'era ancora questa tecnica, ora invece è molto e come ci si fa? E anche veloce, perché comunque si basa su calcoli matematici e quindi anche a... abbastanza precisi come ad esempio calcoli. Per regolarsi per una taglia quali sono i parametri fondamentali? La vita, il seno, il torace, poi... Ma se tu non hai la persona, quando si fa una taglia senza la persona? Sì, il tipo la misura del seno e la del torace, anche la metà è la taglia, quindi se si ha un tipo 90 di torace si ha 45 tipo come taglia, 44 e mezzo, però sono comunque delle taglie comunque standard che poi comunque non corrispondono sempre alla realtà. E invece tu che fai praticamente a livello sartoriale lo fai, insomma lo cuci addosso alla persona, sì. E alla quindi sposa. Quindi con le misure vere della persona, quindi il seno, la vita, il bacino, le spalle, la lunghezza seno, l'altezza seno, tante misure ci sono per su misura appunto. Una cosa che mi viene in mente vedendo quei ragazzi è che loro tornano a casa e bene o male riescono a fare quello che insomma gli piace. Tu quanto tempo ci hai messo dopo la scuola a realizzare la prima cosa? Cioè così a casa, non perché dovevi farlo per compito. Per dire, voglio provare, hai fatto mai qualcosa per te? Sì, ho visto una camicia. Sì, tante cose, camicie, jeans, giacche, sì. Tante cose, sì. Sì, sì. E dopo quanto tempo che stavi alla scuola sei riuscita a realizzare il primo pezzo per te? Dopo 2-3 mesi. Ah sì, subito, sì. Per la voglia di vedersi sì, addosso qualcosa. Sì, sì. Poi comunque col tempo migliora, però da subito, sì. E poi sei più critico quando vai a comprare le cose? Decisamente. Perché impari tantissime... Sì, guardi anche il tessuto, la rifinitura, se è adatta per quel tipo di abito, di stoffa, sì, infatti. Poi guardi sempre il particolare.
è il difetto, se c'è. Voi che dite? Che è vero, è verissimo. Non solo per quanto riguarda proprio il lavoro che fa Simone, ma anche penso che sia una questione di soddisfazione personale. Cioè, quale meraviglia più grande di pensare una cosa e realizzarla con le proprie mani e poi mettersela addosso. Sì, infatti, credo che sia una cosa meravigliosa. Può essere anche appunto un bracciale. Cioè quella fine. Io dovevo chiedere alla regia di fare un primo piano del polso di Peacock, perché oggi ha portato un... L'hai tolto? L'ho tolto. Dopo lo pubblichiamo? Sì. Il un bracciale must. A centimetro. Sì, no, il braccialetto fatto a centimetro da sarta. Sì. Che è sarà un must. Il must dell'estate, sarà no? Sarà il nuovo must have dell'estate, sì, penso proprio di sì. Marianna? Ma io sono stata molto affascinata, anche perché... Ti piacerebbe saperlo fare? Sì, a me piace molto lavorare proprio a livello creativo, con le mani, quindi... Infatti secondo me tu disegni benissimo, perché disegni... Ma disegnare bene, cioè se devo stare a fianco a qualcuno riesco poi a stargli dietro e insomma aiutare, mi piace proprio lavorare con le mani, quindi creare... Io sarei tanto curiosa di vedere una linea d'abbigliamento di Marianna Maccarone. Anch'io. Che cosa potrebbe dire? Guarda, veramente. Cosa ci può uscire? Dovrebbe sì. Essere un hard chic di quelli proprio. Sì. Ma io e Simone siamo molto... Sì. Comunque c'è da dire che a vederli lavorare, insomma, si sogna tantissimo. Saper cucire, saper realizzare un cartamodello, saper... Poi mi pare di aver letto che tra le varie materie c'è anche quella dei tessuti, cioè conoscere le fibre. La merceologia dei tessuti, che è importantissimo, conoscere le fibre, perché? Se un cotone, se una seta, se un lino, cioè comunque... Importante. Serve a cosa? Perché dopo che succede? Beh, serve anche per unire magari i vari tessuti, quindi se possono essere compatibili, poi anche perché magari per fare questo abito va comunque bene un tipo di tessuto invece di un altro, e quindi una persona deve comunque sapere. Per la morbidezza? Sì. Per cercare, insomma, se deve essere aderente deve per avere... Per la riuscita appunto dell'abito, sì. Comunque io volevo dire una cosa, io ho avuto una piccola esperienza nel settore diciamo sartoriale, e per un periodo ho lavorato, ero una ragazza. Adesso ci tira fuori una perla. Però chiudevo le tasche con la taglia e cuci. Quindi ero bravissima, precisissima, perché lì è anche un lavoro di precisione sì. Ed ero velocissima, perché lì bisognava portare un ritmo veloce, no? Però nella creazione io ti vedo... Però mi piaceva molto, cioè mi vedo molto portata anche... Allora, ti verrò a aiutare. Sì, ti insegni a truccare. Sì, va bene. Male. Possiamo andare avanti? Sì. Per dire, ma anch'io ho degli elementi base di sartoria. Dai. Quindi sì, venite tutti a lavorare a sartoria. No, facciamo una linea bistrò? Si può sì. Fare? Ecco, non me lo dire, perché ecco. Poi sai che stanotte... Cioè, tutti e quattro. Va bene, noi adesso insomma concludiamo. La prossima settimana avremo in studio proprio Annalisa Navelli, che ci farà vedere un bel po' di premi, perché come diceva alla fine i ragazzi hanno partecipato a delle importanti sfilate, come quella che è la moda all'ombra del Vesuvio, che ha portato poi degli stagi importanti, Atelier di Valentino, di Gattinoni, insomma, e ci sono proprio queste sfilate, così lei ci spiegherà bene gli abiti che hanno vinto, perché poi ovviamente in base a quello vengono scelte le creazioni. Poi ci faremo dire qual è il parametro per giudicarle, perché ovviamente io li ho visti, però non saprei scegliere uno più bello dell'altro. In base a cosa si sceglie un modello rispetto a un altro? Perché lì ovviamente è per il tessuto, la lavorazione, l'ideazione. Per l'idea creativa. Perché poi ci sono anche ovviamente i temi per fare la sfilata, ci sono gli argomenti, in base a quelli va fatto il progetto, il disegno è realizzato. Quindi sentiamo un po' come nasce anche l'idea creativa, passo passo. Va bene, a questo punto fatemi ricordare, perché oggi c'è un sacco di cose. Allora, questa settimana continuiamo a parlare dei must della primavera estate, perché fra un po', insomma, che diciamo, quasi un mese a primavera, il 21 marzo. Le collezioni sono già arrivate. Sì, infatti nei negozi già potrete trovare le cose, però noi cerchiamo di dargli quali sono i pezzi forti, in modo tale che comunque sia chi sceglie di avere il pezzo forte nell'armadio quando esce sa
dove andare a cercare. Allora, noi abbiamo stilato i 25 must have della primavera estate all'unanimità per quanto riguarda le riviste di moda, ben informati e blogger. Al numero 1 troviamo l'abito a righe bianche, rosse, blu e bianco in mille declinazioni. Le maxi righe sono prettamente estive, proposte in stile sdraio al mare, meglio se con volumi contenuti possibilmente minimal, dal tubino alla chemisier, come Dolce & Gabbana, che è quella che vediamo. Già sono esposti diversi abiti, eh? A righe? Sì, sì, già. Io devo dire che ci sono molte offese dei blogger sotto a questi abiti, perché i blogger si fanno sentire, eh? Non piacciono per niente le righe, proprio a me non... Sono complicate da indossare. Sì. Si allargano se sono orizzontali. Sì, sì, sì. Bisogna essere capaci di fare il famoso mix and max. Sì. Oddio, aiutate. Mix and match. Mm. E ovviamente poi... Quelle sono delle modelle magrissime, altissime, perciò è anche un parametro da saper studiare. Però poi noi siamo anche curiosi di vedere quali sono i vostri outfit, perciò magari mandateci qualche foto sulla posta di Bistrò e vediamo chi riesce ad avere l'idea più fashion per quanto riguarda i must della primavera estate, giusto? Sì. Ci aprono la mente a nuove idee. Il numero 2 abbiamo la scarpa puntissima, si chiama. Non si vedevano da un bel po' e rieccole qua. Con una novità, le scarpe dalla punta affilatissima, anche questa volta tacchi metri di pochi centimetri, che otticamente le allungano ancora di più, perché il tacco basso ovviamente allunga un po' il piede. No, stavamo sorridendo perché fa pandan con le unghie. Con le unghie di Marianna, sì. Avete ragione. Sì, in effetti. Anche se non mi fanno impazzire. No. Le scarpe, diciamo. Esatto, sì, sì. Le mie unghie questi sì. Questi sono considerati dei must, però in realtà sono... vanno in qualche modo a danneggiare la figura di chi non è slanciato, di chi non è altissimo, sì, giusto? Decisamente, anche perché il tacco, e poi allunga anche molto il piede. Il tacco se poco hai un bel numero. Tipo un 40-41. Esatto. Equivale a 43. Posso aspettare una lancia. Adesso io ho riconosciuto il modello di Witton. Witton le ha fatte anche col tacco, insomma, alto, e penso che la scarpa a punta, soprattutto se è metallica, io in questo momento le sto cercando proprio, è cacciaperta. Questo è un appello, signori. E penso che siano molto, molto belle, siano particolari. Sì, però con il tacco basso quelle sono nella con foto. Con il tacco basso. Ecco, quindi non spezzare niente, perché quelle che abbiamo fatto vedere erano il tacco basso. Allora la lancia assolutamente ecco, integra. Per quelle col tacco alto, sì. La lancia tienila per altre cose che me. Fanno vedere le scarpe di Peacock. Al numero 3 abbiamo il white long dress. Ovviamente in stile tipicamente estivo, l'abito lunghissimo, tutto bianco, atmosfere magiche un po' retro per l'abito da vestale, che arriva alle suole, copre tutto salvo lasciare intravedere le forme femminili grazie alla trasparenza dei tessuti, leggerissimi e impalpabili. Un plus sono i ricami e i pizzi che lo rendono più particolare. Che dite? Ma insomma... Non copre le gambe, perciò comunque non è che... Beh, è raffinato. Sì. Niente di... Total white non ti piace, Marianna, lungo? Sì, sì, mi piace, però forse questo tipo di... questo modello... Non... E poi anche qui ci vuole una fisicità non da poco. Allora, Peacock non dice più niente, scioccato. Io ci stavo riflettendo un attimo, perché effettivamente si può cadere nell'errore di risultare poi vestiti con una camicia da notte. O ancor peggio da gelataio, però insomma il buon gusto risolve un sacco di problemi, quindi mi affido alla scelta personale. Per chi ce l'ha, sì. Ovviamente noi facciamo l'appello, mandateci le foto dei vostri outfit, così vediamo qualche soluzione inaspettata, bella ed effetto, giusto? Assolutamente. Trovate sì. Come risolvere un problema per un abito bianco molto largo, ma anche magari per una cerimonia, magari non sanno cosa indossare, noi potremmo dare consigli sull'abbinamento. Mandateci anche le vostre domande. Visto che ora comunque si avvicinano le cerimonie. Da maggio più o meno, sì, iniziano i matrimoni, giusto? Aprile. Comunioni, cresime. No, su questa idea di iscriverci per avere insomma dei consigli è molto interessante, perché domenica mi trovavo in un grande centro, in un negozio di abbigliamento, e devo dire che nei camerini affollatissimi, con ovviamente le amiche sempre insieme che si consigliano, ho assistito a una scelta divertentissima, dove c'erano due ragazze disperate perché una delle due si doveva laureare e cercava l'outfit per la laurea, perché ovviamente c'è la parte formale in cui c'è la discussione della tesi, poi dopo però deve essere il prima e il dopo. E lì magari un personal shopper. Personal shopper, noi vi proponiamo insomma le idee del nostro Simone,
nostro stilista fashion, e della nostra Jessica Peacock, che ovviamente mischiolate insieme fate un mix letale. Clienti a scegliere l'outfit. Come no, con molto piacere. Andiamo avanti, abbiamo la borsa in PVC. Avanguardia, ragazzi. E se non è la borsa, che siano almeno le scarpe. Trasparenza plastica, questa è la formula magica della primavera alle porte per quanto riguarda gli accessori, come proposto in passerella da Valentino, Givenchy, Barberry e Marc Jacobs. Low cost, l'alta moda, insomma, diventa un pochino più semplice. Che dite? Mi piace molto. Mi piace, sì. Non si rovina, è a lungo termine. È innovativa. Si spolvera facilmente. È sprint. Biodegradabile. E non si riga. Non si riga, è fondamentale, perché il cuoio chiaro poi si sporca, cioè si graffia, si vede. Abbiamo il top con le ruche al numero 5. Eccolo qua, avevamo fatto vedere già che le ruche erano molto di moda, avevamo visto anche dei vestiti interi, però qua ce lo propongono così. L'abito potrebbe anche essere impegnativo, ma il top arricchito dalle ruche acquista un effetto scenografico garantito e l'abbinamento a un paio di pantaloni casual può sdrammatizzare in modo efficace. Anziché tutto l'abito. Sì. Tu le usi molto. Sì. Perché il tuo, insomma, è uno stile romantico ma anche molto sexy, perciò le ruche smorzano. Abbiamo qui su di te. Io ho il piacere di testare personalmente gli abiti e di sceglierli ogni tanto. Allora, numero 6, gli occhialoni tondi, stile Beatles, vedete? Sono tornati in puro stile John Lennon, anzi in versione macro, quelli proposti da Roberto Cavalli. Promossi. Non sono però per tutti i tipi di viso. Tu poi soprattutto le sai queste cose. Sì. Beh, bisogna avere un viso molto molto regolare in questo caso. Anche molto lungo, secondo me, viene in mente, perché essendo rotondo in qualche modo. Beh, bisogna vedere comunque, ecco, anche poi dal taglio di capelli, quindi poi bisogna vedere un po' tutto l'insieme. Anche lo stile ci vuole, perché non si può, insomma. Certo, sei un super un po' moderno con gli occhiali di Jolè. Ah. Tu stilista? Che dici? Li metti quelli? Rotondi? No. No. No, perché quelle A per me chi è piacciono le appassionato. Forme un po' particolari, Però se poi effettivamente. ti stanno male, cioè in Beh, realtà poi c'è sì. una cosa ti piace, poi la vedi addosso, infatti. No, no, mai dice più. meglio su un'altra. Numero 7, il micro giacchino, guardate che cosa elegantissima che hanno pensato. Allora, si chiama, Bellissimo. si ferma appena sotto il seno, il giacchino più trendy della stagione, le maniche preferibilmente a tre quarti e l'abbinamento più azzeccato, quello con un tubino fasciante. È stato proposto in passerella, indovinate da chi? Si capisce però, eh? Chanel. Bravissima la Peacock. Céline Chloé, ovviamente questa è Chanel, non c'era bisogno di dirlo secondo me perché è proprio stile Chanel, è Sì, molto bellissimo, chic. molto elegante col tubino. Adatto anche per le cerimonie, magari per la mamma di una sposa, di uno sposo. Infatti. Sì. Anche per la laurea. Sì. Borsa geometrica multicolor al numero 8. Eccola qua. Ah, questo è di Fendi. Non è proprio patchwork, brava Peacock, vedi come studia. Vabbè, ma Peacock Comunque è un non ne perde una. No, Non è le proprio sa patchwork, tutte. Le sa tutte. Ma gioca ugualmente in modo ordinato e casuale, allo stesso tempo con texture e colori diversi. A mano, tracollo, pochette, la borsa più in della primavera, un trionfo di geometrismi multimaterici che fanno molto design anni 80, bellissime le proposte di Fendi Hermès. Applauso a Peacock che ha indovinato la Fendi. Giovani talenti crescono qua. Numero 9, la gonna pitonata. Abbiamo parlato che tra gli Wow, stili c'era quello del pitonato. bellissima. Adesso qua c'è stata una corrente di pensiero che ha detto: ok, il pitonato non è facilissimo, è anche un po' pesante e non è tipicamente estivo. Questa è una rivisitazione del pitonato che andrà bene per la primavera estate. Sì, E infatti vedete fantastico. che è una stampa reptile senza dubbio, ma toni caldi e naturali fino a varianti colorful. Ricoprirà la silhouette. Meglio concentrarsi su un pezzo facile come la gonna abbinata a una camicia bianca maschile, come nel caso di. Ferragamo. Bellissimo. Cioè, io Peacock È veramente. Che fantastico. soddisfazioni! Che soddisfazioni che mi dai, guarda! Sono contenta. Tutte le indovina, sa? Vabbè, ma le sa Non ci tutte, dorme. preparatissime, sì. Comunque, meglio così, giusto, piuttosto che un pitonato totale, perché poi c'era anche metallico Sì. come pitonato, tutto quanto intero è molto pesante. Qualcuno si è Pesante. lamentato che è prettamente invernale il pitonato, Beh però no, è in anche quei toni, comunque sì, primaverile. in quel tono color carne e Sì. marrone, sì. Ma pitonato ecologico. Ovviamente. Sempre. È una stampa pitonata. Allora, adesso io vi devo lasciare per un po' di pubblicità e poi continuiamo con i must della primavera estate, tra poco.
Bentornati alla seconda parte di Bistrò 2.0. Adesso continuiamo con i 25 must della primavera estate. Ce l'avamo lasciati alla gonna pitonata. Adesso vediamo al numero 10 il décolleté metal. Avevamo detto che un'altra tendenza primavera estate è proprio il metal. Allora, a questo punto abbiamo un trend in genere per la prossima primavera. Se abito e trench sono estremamente scenografici, ma non facili come vestibilità, gli accessori invece si prestano a esperimenti più accessibili. Questa è la proposta di? Non saprei, non riesco a riconoscerlo, forse cavalli. No, questa è Christian Dior. Tu hai toppato. Comunque, 2-1 per la Peacock, eh? Ok. Un punto me l'avete fatto. Vi piace il metal per l'estate? Sì, io mi sono... Beh, diversi anni fa mi ci sono sposata con... Con quelle? Sì. Ma tu stai avanti. Sì, sì. Però il metal l'estate si può. Sì. Va sì, bene, sì. Non è una cosa... Anche sì, quella sì. Secondo me anche d'inverno va bene. Sì. Mm. Comunque andiamo avanti, completo print. Abbiamo detto le stampe. Gonne e top, pantalone e giacca, camicia e bermuda, da usare fantasie romantiche un po' retro e comunque delicate, come propongono? Peacock? Ebbene, le posso sapere tutte. Le volevo testare. Beh, ci stava su. Vera Wang e Roberto Cavalli. Com'è? Bello, vero? Print? Sì. Beh, abbastanza. Insomma, io non sono tanto... Le stampe non vi piacciono? Esatto, a me la stampa è questo colore... Io ho visto poi i completi tutta stampa, esatto, forse per quello. Infatti sono anche sulla mia pagina Facebook, insomma, di Peacock's Point, perché li ho trovati veramente, veramente belli. Devo dire che loro dicono delicato, insomma, perché ovviamente essendo un completo, se no diventa una macchia. Mm-hmm. Poi magari questo è un po' più eccentrico, in passerella passano soprattutto cose eccentriche. Sì. Poi il prêt-à-porter si modera sempre. Oh, sì. Noi comunque andremo in avascoperta con Peacock, abbiamo questo obiettivo, abbiamo deciso durante la pubblicità. Assolutamente sì. Mm? Allora, per quanto riguarda invece il numero 12, gli shorts, qua devo dire che sono stati abbastanza crudeli dicendo che questo è assolutamente da escludere se non si è magri, longilinei e alti, con delle gambe molto toniche. Beh, certo. Io invece vorrei... No, allora, no, ieri tu... Devo dire una cosa, no, sì, per democrazia, Annalisa a Sanremo ha indossato degli shorts con una camicia bianca. Annalisa non è sicuramente, insomma, una magrissima... Però ha fatto la sua figura, devo dire, molto armonico. Perciò noi diciamo, fateci vedere le vostre proposte. Perché magari poi c'è un modo per, ovviamente con delle scarpe con un bel tacco, no? Sì. E magari un top che in qualche modo non tagli la figura ma la allunghi, c'è cioè sì, un'ottima resa. Anche secondo sì, me. Poi non bianchi ovviamente come nel caso di Annalisa sì, con la pelle chiarissima. Che... Ma poi a Sanremo sì, non erano adatti. Lei è giovanissima, non poteva presentarsi, Sanremo, no? No, era... Cioè... Io non li ho visti adatti di shorts a sì, Sanremo. Però come bambina, a lei giovane. Stavano bene, sì. Comunque noi diciamo che gli shorts improbabilmente basta saperli usare, come tutte le cose hanno la loro resa, magari con sì, dei tacchi particolari, con una coda dietro in modo tale che comunque faccia movimento. Secondo me il tacco è d'obbligo con gli shorts. Sì, decisamente, altrimenti la gamba diventa... Quindi noi apriamo una sfida, chi sa indossare gli shorts e dimostrare che tutti le possono indossare, anche se non si è alte 2 metri con delle gambe magrissime, no? Mm-hmm. Vediamo. Allora, le iperzeppe, qua facciamo contenta Marianna, wow, così dice che c'ha i tacchi e non gli fanno male. Fantastico. Le gambe. Fate vedere Pico che cosa sta facendo, subito. Fatela vedere, rifallo. Quando è partita l'immagine... Non c'è la busta la di carta? Fare. Non ce l'abbiamo il sacchettino, Non c'è la busta di carta, no. Queste sono Prada, noi le abbiamo già insomma commentate e criticate un bel po'. Non ci piacciono? No. Avanguardia? Che, no. Cioè non capiamo qualcosa? In questo caso sono felice molto di non capirlo. Estrose. Allora l'unica a cui ho visto indossarlo per uno street style per le sfilate di New York è stata Anna De Lorusso. Proprio un total look Prada, se non sbaglio proprio con questo modello. Però insomma, le alziamo le mani perché lei è un editor, si può mettere quello che vuole, però serve molto coraggio. Vi ricordate che abbiamo parlato della moda del kimono tra i vari trend? Sì. Adesso invece loro propongono la blusa kimono. Perché ovviamente parlando di metropoli, insomma, e vita in città, anziché il kimono, una blusa kimono. E la propongono dicendo tra i trend della stagione immancabili quelli che si rifanno al sollevante. Ma questa versione resta la più versabile per un buon compromesso tra ritmi metropolitani e atmosfere esotiche un po' retro. Questa mi piace, la blusa con gli shorts tipo kimono.
Bella, sì. Mi piace. Sì, così sì. Che allungherebbe la figura tantissimo, sì. No? Sì. Quindi questa è un'altra proposta, proviamo a vedere un bel tacco, no? La soluzione. Andiamo avanti, maxi colli e bijou, l'alta moda scende alla bigiotteria, finalmente vediamo che in passerella ci sono i bijou, cioè parliamo di cose, le macro. E sono tanti, sono grandi. La prima cosa che mi viene da dire, ma non è esagerato macro collane e macro orecchini? Allora, io noto che questi orecchini quasi si appoggiano sulla collana. Esatto, forse è quello che la cornice? Sì. Forse un po' più, un po' più piccini, un po' più diciamo corti. Che è anche un look da passerella. Ecco, sì, infatti poi si sì. Osa con, cioè si osa sì. Comunque di più perché sì. Anche tipo il sì. Chiodo sul mio abito. Bellissimo. Da sposa, ma nessuna sposa poi metterebbe il chiodo per. Ho conosciuto delle spose che hanno fatto il servizio fotografico sull'Harley Davidson, quindi l'avrebbe indossato. Ecco. Che ancora non ti conosceva. Peccato. Quindi non è detto, nel senso, quella è una cosa molto, secondo me, fattibile, bella, di gran carattere, cadere. Perché c'era un'eleganza romantica e sopra una cosa che proprio spezzava. Andiamo avanti, a questo punto passiamo al top a scacchi. Allora, vistosi, eccentrici, colorati, low cost, anche le passerelle si adeguano al pubblico meno facoltoso, forse perché l'estate è sintomatico di leggerezza e divertimento, e questo è Gucci. Che dite? Ti fa male agli occhi. A me non piace. Da cioè, lo scacchi con la fantasia sotto, no. Forse con un colore unico, è no? Molto difficile, infatti, sì. Da abbinare, così da, no. Da indossare. Devo dire che al numero 17 c'è una cosa che io personalmente non amo tanto. La stola di pelliccia, A perché spero sia eco, B perché d'estate chiusa la stola di pelliccia. È molto chic d'estate sull'abito, da sera magari da red carpet con la stola di pelliccia. Molto chic negli ambienti molto elevati, sì, anche se... Forse più primavera che estate. Magari, ecco, primavera e fine estate. A me non piace però, io sono sincera. Quella stola di pelliccia a me piace molto come accessorio. Ecco. Simone. Sempre. Andiamo alla numero 18, grazie. Prima che uccido Simone. Grazie. Pantaloni al polpaccio, un po' rietro diametralmente opposti agli shorts, per chi non può fare a meno, dello stile bon ton. Le passerelle propongono il pantalone sopra la caviglia, dalle linee morbide e comode. Questa è la proposta Chloé. Molto marinaretto, in bianco e blu. Sì, anche lì se non sia una fisicità adatta è distruttivo. Sì, sì, lo penso anch'io. Penso che sia più pericoloso questo sì. Tipo di pantalone che lo short. Bravissima, sì. È vero. Perché tronca un è po' vero. La figura. Tronca la figura, accorcia le gambe, ingrossa il fianco. E al 19 il pezzo veramente bellissimo, l'abbiamo proposto l'altra settimana. Stivali Gladiator. Bellissimo. L'effetto bondage è sensuale e terribilmente femminile. Specie se a enfatizzarlo sono gli stivali stile Dea di Versace e Tom Ford. Questo è Versace. Questi sono splendidi. Sì. Sopra che ci mettereste qualcosa di molto corto, gli shorts. Ho una mini cortissima anche di ecopelle, eco, mi raccomando. Anch'io. Vero, perché lì non puoi mettere niente di ma comunque è una moda concettuale che gioca più sulle sì. Linee che sulle fantasie. Brava, sì. Ok, ci siamo arrivati Peacock, fantastico. A una camicia. La camicia tutta nera, all black. Un gioco sensuale, fatto di vedo e non vedo, sempre molto attuale, che chiffone e seta riescono a garantire. Il modo più sexy per interpretare la tendenza see-through è optare per una camicetta nera, anche molto accollata, severa e sensuale, come quella proposta da Yves Saint Laurent, che è molto trasparente, perciò anche se accollato, insomma. E dietro cos'è, un mantello? Che non vedo bene da qui, no? Un mantello? Dovrebbe essere, sì. E comunque l'importante è che sia molto trasparente e accollato, spero uguale. Bene. Allora, la prossima invece, io mi dissocio, la ciabatta, mi dissocio tantissimo, no, lo so, ma l'hanno proposta in passerella e dicono, per chi non ama i tacchi, in alternativa d'estate vuole concedersi un po' di riposo, ecco qua il ciabattone da frate, ma deluxe, proposto in passerella da Céline. No, Céline se lo può tenere a casa perché lei. Perché c'è la pelliccia, credo, vero? Sì, ma è infatti. È una ciabatta orrenda, mi scusi. Io ho visto anche Stella McCartney, ma... No, io l'ho fatta vedere perché, cioè, per dire, loro proprio contentissimi. È assurdo. Soddisfatti.
Io vorrei parlare anche delle Crocs, insomma, che più o meno è lo stesso concetto. Gli americani l'hanno tirate fuori le Crocs. No, teniamole a casa, riposte. No, non teniamole proprio a casa. 22 top reggiseno, stile Moulin Rouge. Mettiamolo in vista. Allora, non proprio intimo ma ancora top, da indossare sotto la giacca oppure a vista, è la proposta sexy per la primavera. Questo è molto bellissimo, scorpetto, sì. Simone ovviamente. Soprattutto sta bene con la pencil skirt a vita altissima. Sì, ho capito. Me lo dici bene, me lo ripeti? Pencil skirt con la vita altissima. Brava, lo facciamo studiare, costa, però alla fine il risultato vi dà. Giacca tuxedo, numero 23. L'altro must. Wow. Il classico capo dell'uomo formalmente elegante si trasforma per essere indossato dalle forme femminili con o senza maniche. Tessuti morbidi o più calzanti, la giacca acquista un mood più sexy se trasformata in mini dress come Saint Laurent. Bellissimo. Sì. Come mini dress splendido. Sì, bellissimo. Sì, sì, bellissimo. Avevamo parlato della tendenza dello smoking sulla donna, sì. E questo insomma lo riprende. Sì. Andiamo avanti. Vediamo la numero 24, l'abito black and white, un passepartout adatto ad ogni occasione, in questo caso da notare il gioco di geometrie sottilmente pensato per nascondere i piccoli difetti ed esaltare le forme del corpo proposto da Narciso Rodriguez. Ma non so se comunque le salta proprio le io forme. Avrei alternato i colori. A questo punto. Al contrario, per snellire i fianchi, sì, e lasciare il bianco sul seno. Esatto. Io non capisco perché invece le proposte moda fanno i fianchi bianchi e le parti come il seno e la vita tutto nero, cioè nel senso che comunque sia. Oggeranno le forme. Che secondo me era il contrario, perché i fianchi ci vuole il nero, non il bianco, a meno che non devi allargare la figura perché è troppo male. Esatto. Cosa che succede in passerella. 25, torniamo al romanticismo. La gonnellona a ruota. A balloon. Bello. Passepartout adatto ad ogni occasione, in questo caso notare il gioco di geometrie. Ah no, scusate. Atmosfera 50s, questa è il gonnellone ovviamente anni 50, che devo dire sia d'estate che in primavera è bellissimo. Anche quel giacchino corto che ovviamente. Sì, perché ovviamente la vita alta. Sì. Anche lì però ci vuole una fisicità perché è il ventre piatto. E anche perché accorcia un po' la figura. A questo punto invece vi facciamo vedere un'altra novità questa settimana pensata dalla nostra Mariana Maccarone, perché l'altra settimana avevamo parlato di trucco correttivo e insomma eravamo arrivati a parlare degli occhi troppo distanti, giusto? Occhi distanti e occhi all'ingiù. All'ingiù. Questa settimana Marianna con una bellissima modella ci ha fatto vedere sul volto di questa ragazza due alternative, un occhio lavorato in un certo modo per sottolineare questa forma a forma di onda, un occhio a forma di onda bellissimo, sì. Molto primaverile devo dire anche nei toni, mentre nell'altro occhio ci ha fatto vedere come tirare su. Esatto. Quindi da un lato ha curato, ci ha fatto vedere come avvicinare l'occhio, come effetto. Diciamo che in tutti e due gli occhi si è stata fatta la correzione per riavvicinarli, quindi per far sì che non sono così tanto distanziati dal naso. Solo che in un lato è come se la correzione non è stata fatta, ma è stata accentuata. Quindi non sempre un occhio all'ingiù va per forza tirato all'insù per slanciarlo, ma si rende molto più particolare marcando questa forma. Invece nella parte opposta si è stato fatto un trucco, diciamo, sempre per riavvicinare, ma per aprirlo, per alzarlo un po' di più. Devo dire che l'occhio, quello dove ha sottolineato la forma naturale, lei ha detto che si è ispirata a Mina. Sì, perché Mina non faceva... ne faceva un vanto. Esatto, assolutamente non correggeva nulla. Poi si dice che questa è la caratteristica delle star, rendere un difetto un carattere distintivo. Esatto, come unico. Jennifer Lopez, insomma. Come anche il dente di Letizia Castà, se non sbaglio, che ha un... Separati. Sì, sì. E anche... sì, comunque... Molte volte non necessariamente diventa un carattere è obbligatorio correggere, ecco. Allora, a questo punto vi facciamo vedere il tutorial make up firmato Marianna Maccarone. Vediamo. I'm all out of. One more bite.
Quelli erano i palloncini a forma di cuore di Nail City, eh? Sì. Perché sono arrivati ieri. Allora, c'è da dire, insomma, intanto mandiamo un bacio grande a Sonia che si è prestata a questo, sì, a questa prova. Io, insomma, ho dato già la mia preferenza ieri tra i due occhi, tolto che lei è bellissima perché ha degli occhi chiarissimi, la pelle proprio da di porcellana, questi capelli, sì, biondi e... Comunque, la particolarità proprio dell'occhio all'ingiù, ecco, che non sempre deve essere obbligatoriamente corretto. Quindi abbiamo fatto proprio due trucchi completamente diversi proprio per far capire, ecco, da questo lato proprio lasciare, accentuare diciamo questa forma e renderla comunque molto particolare. Quindi ecco, diciamo che la sfumatura è stata comunque chiara perché diciamo lo scuro va ad avvicinare, no, la profondità,
e poi questo, diciamo, ombretto sfumato all'ingiù, che va ad accentuare proprio questa discesa di quest'occhio, che è un occhio all'ingiù ma è proprio un'onda, quindi è molto particolare. Io la trovo bellissima. Sì. Poi ovviamente anche le tonalità, dobbiamo dire insomma che hai usato dei colori prettamente primaverili, ma il bianco che hai messo sull'occhio, quello con la, dove hai sottolineato la forma, ha un motivo per cui hai messo tutto bianco lì? Sì, perché ho fatto quella forma. Allora, di solito quando si fanno le correzioni si usano tutti i colori opachi e non perlati o glitterati. Quindi se bisogna fare una giusta correzione va fatta una correzione con gli opachi. Quindi ho scelto proprio quel bianco per creare la profondità dello scuro e il chiaro, no? Il contrasto. Quindi ho usato tutti i colori opachi. Invece poi nell'altro sotto occhio... Sotto gliel'hai ingrandito l'occhio col nero? Sì, sì, sì. Comunque ho cercato di aprirglielo, sì, sì, un po'. Però ecco, accentuargli questa particolarità. E ti lasciano smokey eyes? Sì, che in questo caso si è stata comunque fatta una correzione per ravvicinare l'occhio, però in pratica qui l'occhio appare più profondo e più grande. Tu mi avevi fatto notare dicendomi che forse lo smokey eyes veniva usato anche per coprire delle imperfezioni, mi dicevi. Una tua idea, sì. Secondo me no, ecco, diciamo che va a coprire delle imperfezioni quando si ha una palpebra o prettamente gonfia, oppure ecco con un occhio molto sporgente. Allora in quel caso ecco si può andarlo a definire come correzione. Però diciamo maggiormente viene fatto ecco, in una circostanza particolare, una serata, quindi è un trucco piuttosto marcato, ecco, come vedi da questo all'altro occhio, abbastanza marcato come occhio. Qui poi il mascara, la particolarità che quando si fanno queste tipologie di trucco, il mascara qui va ad alzare proprio la parte finale. Dici la differenza di come hai messo i mascara tra un occhio e l'altro? Allora, per quanto riguarda lo smokey eyes, l'ho messo e ho alzato le punte proprio alla fine. Invece nella parte, diciamo, destra, ecco, questo lato qui viene perfetto, viene soltanto pettinato e tirato di lato, ma non alzato, perché dobbiamo comunque mantenere questa l'onda. Esatto, discesa, no? Quindi assolutamente bisogna mettere il mascara per alzare, ma solo per allungare, per pettinare le ciglia. E mandiamo un bacio a Sonia, insomma, che quando ci vede ci dice anche se le è piaciuto, perché io insomma l'ho trovata bellissima. Devo dire che secondo me lei aveva gli occhi grandi, no? Lei ha degli occhi grandi. Quella era per correggere il nero sotto. Allora, poi hai visto che abbiamo messo la matita bianca? Dentro. Esatto. Ma quando comunque fai uno smokey eyes va marcato anche la parte inferiore, la parte di sotto. Uh-huh. Quindi in questo caso poi ecco, abbiamo accentuato con il bianco per insomma ingrandire di più l'occhio. Dopo questo trucco adesso c'è un momento importante, perché ovviamente Sanremo è un appuntamento che lascia tutti in attesa di vedere gli abiti, chi verrà vestito da chi, insomma come sarà l'effetto e cose varie. Ovviamente noi abbiamo la nostra Peacock che non ha dormito due notti per vedere tutti gli abiti. Prima si è andata a vedere, anche Simone ha fatto questa cosa, si sono andati a vedere i bozzetti degli abiti che sarebbero stati presentati, disegnati per chi e quante uscite e quanti cambi. Poi dopo si sono guardati insomma Sanremo, come ha fatto anche metà della popolazione italiana, hanno passato la serata di Sanremo a scrivere su Facebook i commenti per ogni uscita. Cioè, io mi sono gustata questa cosa qui. Devo dire che il mio pensiero ha coinciso con quello di Simone in due occasioni. Per il resto ho cambiato perché non ce la facevo, troppo a suspense per me. Comunque a questo punto Picco è stata fino all'ultimo secondo prima di andare in onda a scaricare tutte le immagini degli outfit di Sanremo, quindi siamo arrivati fino a quelli che sono usciti ieri sera, ma c'è anche un'anticipazione per stasera, perciò noi gli lasciamo la parola. Sì. Vai. Allora, diciamo che è una carrellata di immagini che va dalla prima serata fino poi alla fine della seconda. Partiamo con i tre look di
Luciana Lettizzetto, che ha vestito Aquilani e Raimondi per la prima serata. Diciamo tre look secondo me passabili. Il primo abito mi è piaciuto molto perché ha delle diciamo delle decorazioni a stella con delle applicazioni in piume. E il secondo è sempre un abito corto, mentre la terza è una gonna a ruota. Su tutti e tre gli abiti ci sono delle applicazioni luminescenti che impreziosiscono l'abito, anche se la forma non è prettamente quella di un abito da grand soirée. Però insomma ha sposato una moda che è concettuale, soprattutto gli abiti che ha indossato ieri sera lo erano. Molto concettuale. Molto concettuale. A volte quasi incomprensibile. Già, ma la moda è anche questo, voglio dire. Aspetta rapidamente, un giudizio sulla Lettizzetto. Ti sono piaciuti gli abiti? Non tutti, però credo che comunque lei abbia una fisicità non facile da vestire, quindi... Quanto è educato, se Ah, è vero. Quindi alcuni... Vabbè, non ho capito, non ti metti. Noi che siamo più sincere, Marianna. Ma io sono molto molto sincera, non mi sono piaciuti gli abiti, mi piace più lei come persona, è molto simpatica. È bella dentro. Sì. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno degli abiti di ieri sera. Uno di quelli che Simone salvava perché aveva un suo perché, ho letto bene su Facebook. Un suo perché questo. Qual è il perché? Un suo perché. E comunque la coda dietro lo rende comunque da sera, anche se l'abito non è un abito da sera, però quella coda dietro comunque ha comunque il concetto dell'abito da gran sera, che poi è una coda un po' stile 600, 500, sì, che erano ma comunque attaccati sulle spalle, sì. A una spilla in cristalli Swarovski, se non sbaglio, sì. Quindi comunque il concetto è comunque da sera. Voi. Io dico carino il colore. Bella dentro. Andiamo avanti perché abbiamo pochi minuti prima di uscire proprio. Questa è la sua prima uscita, un abito bianco molto largo che copriva tutte le forme. Ecco, una cosa che devo criticare apertamente è la scelta di mettere sempre la calza coprente nera per nascondere, secondo me, più che le gambe. Ma stiamo ancora a parlare della Lettizzetto, sì. Ma non di quella vicina. Per nascondere. Più che le gambe, in realtà le scarpe che sono state realizzate appositamente per lei da un artigiano, insomma, che si occupa di calzature, perché la Lettizzetto porta il numero 33. No. Paura? E delirio a Sanremo. 33 di piede la Lettizzetto. No. Sì. Parliamo adesso di quella che sta vicino alla Lettizzetto. Parliamo volentieri di Barraffaeli, di cui abbiamo visto i bozzetti di cavalli pubblicati in Ogni Dove ieri. Sono stati veramente apprezzati, anche perché valorizzati dal magnifico corpo che li sosteneva, perché Barraffaeli, non lo so, io la reputo veramente una bellissima donna, oltre che una modella, insomma, a sette cifre, perché è appena tornata dalle sfilate di New York. Eravamo in un clima così romantico, adesso mi sei andata a cadere sui soldi, andiamo avanti. San Valentino, noi sette cifre. E l'abito rosso era molto bello di Barraffaeli. L'abito rosso, sì, l'ha vestita completamente cavalli ieri sera, l'abito rosso molto bello. In questa foto vediamo Carla Bruni, che io non so se vi sia piaciuta la canzone, però sinceramente no, il look... Tagliarsi. C'è una canzone... Non ti è piaciuto il taglier di... No, perché non era adatto a una serata. A una gran soirée, ma poi anche neanche... Anche se lei è comunque sempre... È un'indossatrice elegante, ha il suo charme, ma sinceramente sembra una che mi è appena arrivata all'Inate, che mi è appena scesa dall'aereo, cioè non va bene per un convegno, va bene per... Speriamo che Carla Bruni si trovi già in Francia. No, insomma. Andiamo avanti. Allora, questo è uno degli abiti che vedrete stasera, pubblicati in anteprima. Ma per la Lettizzetto? Per la Lettizzetto, sì. Addirittura. Ah, questo è un abito barra top molto corto, messo su un pantalone lungo di sigaretta. Oddio, però l'abito è bello, l'outfit è molto bello, poi è da vedere, diciamo, sulla che, sua fisicità. Sì, però... è da, diciamo che da reinterpretare poi in quello che sarà stasera. Faremo vedere.
incuriositi stasera. Oh, io, stasera peccato, ecco. Che stasera, devi fare? Beh, io festeggio. Che cosa? San Valentino. No. Quindi io sono al cinema stasera, quindi mi dispiace. Dovrò registrare assolutamente. Cioè, Sanremo. Assolutamente, guarda. E abbiamo finito con Sanremo? No, no, abbiamo il secondo bozzetto e poi il terzo, perché stasera avrà tre cambi d'abito. E, sono tutti comunque corti, finora ho indossato solo un abito nero lungo, e, insomma uno stile abbastanza smart. E ma secondo voi loro c'entrano niente con gli abiti? Cioè la Letizietta avrà dato delle indicazioni o gliel'hanno dati e basta? A uno stylist che decide per lei. L'ha scelto lei però? Cioè comunque sia lei lo paga, così si fa. Lo stylist? Secondo me la conduzione di è proprio Sanremo. Cioè lei lo paga per farsi consigliare lui sceglie per lei i vestiti. Certo. In quel caso comunque ci deve essere il suo nulla osta. Perlomeno deve essere una persona di fiducia. Quindi verrà licenziata dopo Sanremo. Lo stylist della Letizietta è anche comunque un personaggio importante, Colangelo se non sbaglio si chiama. Questo è il terzo bozzetto. Terzo abito per la Litti e poi mi sembra si passi a qualcosa di più sostanzioso. C'è anche il quarto? No, finiscono qui. Quindi voi dite che insomma queste... Avanti. Ecco. Ah, cos'è questo? Questa è una foto dei tre conduttori di ieri sera e Barrafaeli è vestita sì, sempre con un abito... blu lungo impreziosito da questi ricami metallici sì, però io, argentati. Io avrei osato di più come per come la serata, cioè comunque il Festival di Sanremo. Però dopo quello che era successo l'anno scorso non hanno voluto fare un copiaticcio. Dopo la farfallina di Belen. Quello è stato un trauma secondo me. Vertiginoso. E anche dopo. L'abito quello nero, tutto nude look di Belen, era molto bello. C'era il rischio e anche quello di Barrafaeli ieri, perché Barrafaeli aveva uno smoking tutto di pizzo. Sì, c'è anche la foto infatti. Insomma, Barrafaeli ha osato, poteva osare di più, però diciamo che affidandosi a un mastro stilista come è Cavalli, insomma, secondo me l'ha valorizzata molto bene. Hanno puntato sull'eleganza e non insomma sul sex. E questi erano quelli annunciati, in realtà l'ultimo è stato sostituito. Sì, è stato sostituito con un modello completamente trasparente, nero, di pizzo, molto 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 elegante. E, posso farvi una domanda, quale vi piace di più? Quello rosso. Quello che non si è messo. No, si è messo tutto. Quello rosso mi piace molto perché nel 2001, nella mia prima sfilata, ho fatto un abito con uno scollo identico a quell'abito rosso. Ho visto anche l'indossatrice. Sì, che lì era comunque nella foto, era un po' allargata quella foto. Comunque, abbiamo finito con Sanremo? No, abbiamo alcune foto delle ospiti. Vabbè, questo è l'ultimo, praticamente è un abito, Barrafaeli, l'abbiamo vista nelle quattro uscite. Ce n'è un'altra, ecco. Eccolo, quello di questo pizzo. È il completo nero. E questo invece è un vestito che è piaciuto molto a Simone, che è di Luisa Beccaria, l'ha indossato Leonora Pedron, una delle ospiti meglio vestite, secondo me. E poi Luisa Beccaria si occupa anche di abiti da sposa, molto belli e molto particolari. Molto belli, come anche bello e voluminoso era questo modello rosso. Sì. E poi ci sono le sorelle Parodi che mi sono piaciute comunque. Sì, molto vestite in blu marine. Sì. E per concludere, ritorno a bar. Queste dovevano essere in fila, ma va bene. A posto. E le sorelle Parodi. Allora, a questo punto abbiamo fatto una bella carrellata di outfit di Sanremo. Poi magari la settimana prossima torniamo anche con quelli che restano, perché forse l'ultima serata sarà la più eccentrica. Magari poi l'anno prossimo vestirò io qualcuna delle soubrette di Sanremo. Ma noi ce l'aspettiamo, perché come stile... Me lo auguro. Volete usare Simone Racioppo? Noi dobbiamo annunciare velocemente che Simone Racioppo, a proposito adesso, perché voi mi confondete, parlate troppo, ha aperto tre nuovi corner dove potete trovare le sue splendide creazioni e prendere appuntamento per avere insomma una consulenza, per vedere se la vostra idea di matrimonio coincide insomma con lo stile di Simone, perché anche lì dovete vedere insomma se a Simone gli va bene, perché lui ha il suo stile, non cambia. Allora, tre sono i nuovi corner, abbiamo detto? Quattro? Tre?
Quattro. Sì. Uno l'abbiamo detto la scorsa settimana, è proprio il punto di Nail City da Marianna, dove già le clienti di Marianna, devo dire, stanno vistosamente facendo vedere le loro, insomma, le loro preferenze, e devo dire che insomma apprezzano molto. Uno su Via Teramo, dove sarà un Pescara, una, Via Teramo. Sì, una location dove faremo anche delle sfilate in questa location, quindi showroom e tutto il resto, e poi da GDG Parrucchieri su Via Nicola Fabrizi, Pescara, e poi a Sulmona, in Largo Faraglia. Ok, questi sono i nuovi corner, andate là, chiedete insomma un appuntamento con Simone e lui vi farà vedere tutto quello che è capace di fare per il vostro matrimonio. Adesso che siamo in chiusura, io ho detto ai miei ospiti che gli avrei concesso insomma un peccato di gola, quindi andatevi a prendere ognuno un biscotto perché io vorrei parlare insomma con la mamma di Jessica. Mamma di Grazie Jessica. Caro mamma di Jessica, noi oltre a vedere vogliamo anche sapere se sono buoni, perciò dopo li faremo sapere. Grazie. Buonissimi. Profumo è ottimo. Assicuro io che ci ho fatto colazione stamattina. Fate vedere ognuno quale biscotto avete. Ecco, questo è il mio. A me me l'ha dato Simone. Che bello quello di Marianna. Tutti a forma di cuore, giustamente. Oggi è San Valentino. Noi vi auguriamo un felice San Valentino e ci vediamo la settimana prossima con Bistro 2.0. Grazie a tutti. No, non ci credo, è caduto di nuovo.